Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, dai che partiamo, facciamo un live. Ai, 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 dai. Allora, togliamo il disclaimer, ha fatto il giro? Sì, no? Allora, buongiorno a tutti, ben arrivati. Oh, allora, aspettate un attimino, vedo che state entrando. Nel frattempo, visto che ieri ho chiuso praticamente oggi no, l'ultima settimana, tanto uguale ieri. Ho chiuso tutto il pacchetto euro-dollaro e poi ho chiuso anche la sterlina dollaro che avevo fatto ieri, perché questa è la dimostrazione di quello che si può fare con un long term, declinazione, lungo termine, tutto il resto, non avendo il tempo per rimanere al computer e fare intraday, quindi per azioni che comunque avrebbero portato a una somma simile, forse probabilmente anche superiore, perché parliamo di operatività cominciata il come faccio a rimetterlo? No, qui il 25 luglio, no, 26, 25 luglio era ieri, il 27 giugno, quindi un mese, diciamo, in un mese. Nell'arco di un mese, più o meno, ho 7.807 euro. Sì, chiaro, nell'intraday avrei fatto qualcosina in più, probabilmente anche perché distribuendo l'operatività su diversi conti avrei fatto qualcosina in più. Però, non avendo la possibilità di stare al computer, quindi non voler stare a mercato con operazioni magari di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lotti intraday per chiuderle con 10, 15 pips, 10, 7, 8, 3 pips e così via. Quindi avere la concentrazione di entrare anche sul minuto e uscire, ho lasciato correre dei trade tipo questo qui del 19, dov'è? Questo che pagava 3.700, 3.800 euro, dal 19 al 26 l'ho fatto correre due lotti, insomma ha guadagnato, facciamo due conti, uno 12,40, uno 10,27, 10,40, 180 pips più o meno, adesso vado ad occhio, mi sbaglio magari nel conteggio, però alla fine il risultato è 7.800 denari, di cui vabbè, questo conto poi ho già prelevato diversi, quindi è un conticino, diciamo, non è neanche un conto grande, ma lasciato correre così non mi dava fastidio. Adesso si trova praticamente con solo l'operazione della sterlina dollaro condivisa stamattina, è un conticino a 12.000, beh, adesso ho tolto comunque. Tolgo ancora la questione del togliere o di rimanere a mercato. Questo conto è già un conto comunque risk free, è un conto senza rischio. Quello che c'è sul conto è guadagnato, quello che c'è sul conto sono soltanto guadagni, quello che c'è sul conto soltanto soldi che io non ho investito nel mercato, soldi che arrivano dal mercato, soldi guadagnati, mettiamo la parola vinti, nel senso che ho vinto io contro con una decisione di andare long o short, ok? Quindi questo è il risultato di ieri, quando io ho scritto ieri poi flat, poi in un altro conticino che no, non ce l'ho qui, ma vi dico è adesso sotto di 30 pips, fammi vedere, sì, di 30 pips sulla sterlina yen, ma roba proprio che non mi darebbe neanche fastidio se stacco 2 o 3 anni, torno sempre lì con l'operazione piccolina, quindi non mi dà fastidio. Ma non ce l'ho su questo conto. Tutto quello che avevo condiviso in chat, alla fine è condiviso. L'accumulo di operatività, poi l'accumulo anche, poi alla fine due lotti, perché un lotto e così via, tutte operazioni che sono state fatte alla fine, hanno portato a questo risultato. Bene, detto questo, andiamo a vedere su richiesta, ma anche perché interessa a me. Prima cosa, adesso l'euro-dollaro, la decisione mia di chiudere ieri, siccome tanti dicono, ma cavolo, ma come fa Paolo a decidere di chiudere e ha chiuso nel momento migliore perché poi il prezzo è salito. Tanto, prima cosa, ho chiuso nel momento migliore, che se andiamo a vedere, magari su 5 minuti lo vediamo meglio.
Andiamo a vedere su 5 minuti la chiusura di ieri, un attimino solo. Allora, la chiusura di ieri, eccola qui. Andiamo a vedere l'orario di chiusura più che altro, così abbiamo anche un'indicazione. L'orario di chiusura, vedete, 16 e 27, 16 e 28. L'ho chiuso manualmente perché non ero neanche al computer, quindi l'ho dovuto chiudere col cellulare, col telefono, cioè insomma ci metti un paio di secondi ogni volta, quindi la discrepanza dal 27 all'ultimo, dal 26 al 27, 36, 30-40 secondi per chiuderle tutte. In un momento di poca, diciamo, di non di eccesso di volatilità, quindi sono riuscito a chiuderle anche molto bene alle, diciamo, le 16:26. Quindi 16:26 sono, andiamo a vedere, 16:26 giorno 25, 16:26 17:26, quindi del broker. Quindi probabilmente chiuso qui in questa situazione qui. Mi ero segnato in un fogliettino di carta che mi porto quando esco di casa, quindi anche questo un attimino un consiglio, comunque una piccola chicca, chiamiamola come volete, una dritta per chi magari deve uscire e dice: ok, devo uscire, cosa mi porto? O nel telefonino vai a vederti i punti di pivot in un sito di Investing.com, che non so, un sito dove ti danno i punti di pivot, devi armentare, diciamo, maneggiare un attimino, perché magari a volte non te li dà neanche orari, ma ti dà quegli orari, vedete, sono quelli dei. Io ho, diciamo, il vizio di quando uscire, se devo comunque monitorare le operazioni, cosa faccio? Mi scrivo i punti di pivot che mi interessano, quindi mi ero scritto questo livello di pivot, che poi del resto adesso diventa anche molto semplice, perché questo livello di pivot non l'avevo condiviso in cifra nell'Academy, non l'avevo scritto nell'Academy, però avevo postato i livelli e anche scritti nell'immagine, c'erano, bastava anche anch'io stesso vado ad attingere dalla chat i livelli, non è qui, i livelli che condivido perché mi servono, non è che sono un computer e mi ricordo tutto, no? Quindi avevo questi livelli qui comunque visivi, volendo. Il livello che a me interessava era il pivot S1. Quindi il pivot S1 era questo, 1.10.34, 1.10.34 era il livello di pivot. Ho visto la fiammata 1.10.34, era questa, quindi era arrivato qui, 27, arrivato alle 26, io l'ho chiuso praticamente 16 e, scusate, mi sto facendo confusione, 17.26, quindi l'ho visto ritornare qui, avere questa fiammata qui. Ho detto: ok, sai cosa? Per non star lì ad aspettare come un cretino, sono bei soldini. Non voglio stare adesso. Aspettate, non voglio offendere nessuno che magari non ha chiuso l'operazione e dice: ma cosa mi sta dando del cretino? No, nel senso, io stesso tante volte ci ho rimesso sia conti e sia denari perché non ho voluto chiudere, quindi non volevo più di nuovo fare la figura del cretino con me stesso. Quindi, mentre scendevo, ho detto: sai, qui c'è il pivot, chi se ne frega. Chiudili e porta a casa. Infatti ho chiuso in questa zona qui. Qui non è che io mi sono inventato una chiusura perché ho la sfera di cristallo e ho imbroccato giusto giusto l'uscita. L'uscita era perché arrivando al pivot poteva ritracciare poi quello che ha fatto. Infatti qui sotto non c'è più arrivato, andate a vedere, è continuato a salire. Quindi adesso la deduzione di chi dirà: ora Paolo l'ha chiusa perfettamente, l'ha chiusa qui e poi è cominciato a salire. Come fa a saperlo? Non è che lo so, è che arrivato al pivot, insomma, ragazzi, dopo che era sceso tanto, se non mi fai una candela così a strappo ribassista, mo di un dato, non c'era dati, quindi ho detto: sai, sono gli orari giusti, apertura delle borse, apertura delle borse americane, avvio delle borse americane, che magari mi fa un ritracciamento. E poi da questo addirittura deriva una piccola ulteriore dritta che vi do: quando avete chiuso un bel pacco di soldini, e volete, diciamo, fare la ciliegina, che comunque non vi costa niente tenerla a mercato, aspettando il giorno dopo, che comunque ci dovrebbe essere un ritracciamento fino al pivot, se la giornata chiude ribassista, si può tentare una controoperazione in long, che è stata questa qui, fatta addirittura alle 7 di sera, quindi un'ora indietro, alle 7 di sera chiusa
alle 9 di sera. Sì, 5 pips, ma chi se ne frega, sono portato a casa 50 euro, ho rotondato la ciliegina. Se magari invece mi piaceva la fiammata e ritornava su, mi beccavo anche altri 200-300-400 euro. Se invece mi rimaneva aperta l'operazione aperta, qui mi rimaneva aperta perché magari scendeva ancora, avevo comunque il livello del pivot, infatti vedete il livello del pivot era sopra al livello di entrata. Quindi anche questa è un'idea per chi magari fa trading e si vuole portare a casa l'ultima ciliegina, perché se ti rimane aperta quando chiudi nei minimi, il giorno dopo, visto che l'ho chiusa la sera tardi, cioè l'ho aperta la sera tardi alle 19, se magari rimaneva in laterale, il giorno dopo avevo comunque l'idea di andarmi a prendere il pivot, che era comunque superiore visto la giornata che chiude il ribassista. Ok? Detto questo, conto flat, il daily adesso. Andiamo a vederlo sui cicli, togliamo questo, lo mettiamo sul posto. Andando sui cicli daily, vediamo che la giornata, non voglio questo, io voglio i cicli. Dove sono i cicli? Nel daily, ciclicamente adesso, visto che abbiamo, vedete, era anche questa comunque una zona di take profit, addirittura mi ha pagato di più, addirittura avevo anche un livello di Fibonacci. In questa zona qui, cosa vuoi? Si porta a casa, ok? Nel daily adesso avrei ancora l'idea di vendere fino a questa zona qui, però rimango un attimino in aspettativa di capire cosa succede sulla ciclica. H4, qui per esempio abbiamo il ciclo 2, probabilmente adesso siamo già nel ciclo 3, anzi senza probabilmente siamo nel ciclo 3 perché il ciclo 3 viene determinato dal prezzo che mi ritorna sopra la 12, quindi questo è stato il giochettino anche di chiusura, il tempo era quello, arrivava bene, avevamo 36 candele, sì, poteva pagare di più, ma poteva anche pagare di meno, in questo caso mi è andata bene perché poteva veramente pagare di meno in questo caso, oppure sarei ancora a mercato aspettando che mi ritorna qui sotto, magari oggi anche ci torna, che ne so. H1, quindi se qui mi parte un nuovo ciclo 3, su H1 è chiaro che mi partiva un ciclo 1, quindi in questa zona qui dove io stanghetta qui la devo rimettere qui, avevamo il ciclo 3, in questa zona qui il ciclo 1, il ciclo 2, il ciclo 3 probabilmente era questo, un attimo che mi scrive qui, non c'è niente, un attimo solo. Così lo sistemo subito perché secondo stai fuori mi interessa. Ok, prima solo che sistemo questo. Opla. Ok, perfetto. Ok, via, lasciamo il corrente, non mi interessa. A livello ciclico, avevamo anche i breakout dei cicli, questo pivot scoperto qui, che magari potrebbe essere già coperto, mi viene fatta sempre la domanda, ma come calcoli i pivot scoperti e non scoperti? Ragazzi, questo pivot qui, per esempio, è ancora scoperto, ma è di pochissimi pips, potrebbe essere stato...
Poi sto subito. Ok, yeah. Allora, calcolare un pivot, tanto ricordatevi che quando si calcola un pivot scoperto non è una regola che si deve andare, può rimanere scoperto anche anni, vita, per sempre, non è una regola che lo va a prendere. Nell'intraday si possono giudicare, mentre sta scendendo qui, siamo nella fase ribassista, da qui ok, dico ok, magari va anche a toccare questo pivot scoperto che è rimasto ovviamente scoperto, ma se da qui mi si stacca e va a 300 pips, non ho ancora quell'idea lì. Il pivot scoperto è un'indicazione, una bussola, un orientamento, ma non assolutamente una regola che ci deve andare a tutti i costi. Quindi non fissatevi su queste piccolezze, perché sennò rimanete sempre a dire: ah, ma io aspettavo il pivot, Paolo ha detto del pivot, io non ho, io ho messo qui, l'ho indicato come scoperto, magari c'è già arrivato qui, quando mi arriverà magari che sta salendo e sono lì vicino, che ok, col ciclo 2 c'è il pivot scoperto, ma lo vado a prendere. Quindi anche sono delle piccole interpretazioni dei grafici, non ci sono delle regole di pivot scoperto. Torniamo ai cicli. Mentre sta scendendo, era una distribuzione doppia. Cosa vuol dire una distribuzione doppia? È una distribuzione che nel conteggio di sequenza ciclica fino a qui mi arriva al ciclo 4, perché il conteggio ciclico è questo. Però se il ciclo 4 qui mi chiude così forte e la campana Gaussiana non crea altra, si calcola la doppia distribuzione, che è un video che trovate dentro l'Academy, quindi assolutamente io consiglio di seguire anche le indicazioni che vi do se andate a vedere un video. Qui incomincia a scendere, mi fa il ciclo 1 che diventa ribassista, ahimè c'ho sempre l'occhio aperto che magari mi riparte qualcosa, incomincia a scendere, scendere, scendere. Quando mi arrivi qui sotto la distribuzione era doppia, quindi non ho detto però che mi fa anche il ciclo 4, quindi sempre allerta, dico ok, sai cosa? Magari mi si blocca qui, poi mi parte un ciclo 4, un ciclo 1, per il momento meglio che prendo i miei guadagni, li porto a casa e poi lascio, rifaccio i conteggi, infatti ciclo 2 era questo, il ciclo 3 è questo, ahimè, se fosse questo il ciclo 3 completo, mi è saltato il ciclo 4. Lo lasciamo così, potrebbe finire anche qui il ciclo 3 e questo è un ciclo 4 smezzato, ma non mi cambia la vita, quindi alla fine no, va bene anche così. 1, 2, 3, 4. Questo è il 4, lo cancello perché non mi interessa. Da qui abbiamo detto che parte un ciclo 3. O che era sull'H4, se lo andiamo a vedere, mi prendo questa stanghetta qui, la copio, la metto qui e da qui mi riparto in nuovo il ciclo 1. Quindi adesso la giornata oggi potrebbe essere rialzista, ma non mi interessa più di tanto, preferisco farmi una giornata magari anche off di non essere a mercato, sono guadagnato abbastanza, come per me già va bene. Sì. Ok, andiamo a vedere allora. 1, 2, 3. Qui abbiamo il ciclo 1, quindi il ciclo 1 riparte qui, in questa zona qui, il ciclo 3. Quindi a questo punto come mi devo comportare? La campana gaussiana sta scendendo, qui abbiamo cioè il prezzo sta scendendo, la campana sta scendendo. L'unica cosa che io potrei fare sull'euro-dollaro, volendo, potrei indicarmi la zona. La zona e prevedere un'entrata short in questa zona. Ok? Volendo, se dovessi fare ancora trade sull'euro-dollaro, non mi metto long, assolutamente no. La definizione di andare long, perché il mercato è sceso tanto, massimo ho chiuso lo short, volevo vedere. L'operatività ieri long era di brevissimo termine,
E quindi non mi interessava stare adesso a prendermi un trend, quindi entrare nel trend. Era solo la ciliegina, come vi avevo già spiegato il perché. Quando si fa una piccola entrata, tante volte l'avete visto, l'ultima operazione la faccio contraria in base al tempo, all'orario e all'andamento del prezzo. In questo caso qui io entrerei qui short se vedo che c'è un'indicazione, magari anche una giornata dove c'è stata tanta volatilità e si è fermato qui e ho detto ok, sai, il giorno dopo vedo se sono ancora in questo livello qui, allora entro short. Però sono delle zone dove ci sono delle indicazioni nascoste, perché logicamente non si leggono, ma nel grafico dice ok, lì ci sono sono accovacciati, come mi piace dire, comunque si sono messi in vendita i big, quindi i big hanno operazioni ordine mercato oppure delle ordini pendenti sotto quella zona lì, proprio perché è un breakout di una candela daily. Quindi andando nella candela daily io avrei questo breakout di questa zona qui. Adesso possiamo anche cancellare tutti i livelli, tanto ormai li ho già presi tutti. Tac. Quindi in questa zona qui, togliamo anche il cerchietto, avrei il breakout di questa zona qui e ci sta per entrare short. Però anche per entrare qui dovrei poi calcolare che qui c'è una zona di pullback, magari il livello di Fibonacci, quindi anche qui potrebbe essere ok, mi rompe, però poi allora lì entro long, perché ho di nuovo una zona di rimbalzo, di rebound sul ciclo 3. Però se mi fai un ciclo 3 che all'inizio diventa ribassista, allora ho ancora spazio per i cicli di entrare short. Ma se tu mi rimani in questa giornata qui, che adesso magari, adesso vi disegno come potrebbe andare il grafico, in questa zona qui, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ok? Poi cosa faccio? Devo entrare qui? No, perché se mi trovo in questa zona qui, la campana grossa sarà già arrivata giù, magari mi salta il ciclo 4, quindi lo short non lo faccio più, aspetto la dinamica della media 48, sia su H4 che su H1, e entro poi long, ok? Quindi adesso l'euro dollaro non è che l'ho cancellato dalla watch list, rimane l'euro dollaro, è sempre comunque amico mio, rimane lì, così prima o poi andrò anche a vedere, magari qui per esempio si poteva incominciare sulla al minuto a cercare lo schema 3 di capire dove si è. In questo caso qui abbiamo il ciclo 1 che finisce in questa zona qui. No, il ciclo 1 non rispetta, cioè il minuto non rispetta i vincoli temporali, come ha detto anche Silvio l'altro giorno nella live che ho partecipato, quindi 10 minuti. Detto giustamente che il minuto non puoi rapportare un vincolo temporale, si allunga anche di 10, 15, 20 candele, dipende dalla lateralità. Quindi in questo caso qui il ciclo 1 è questo, ci si aspetta un nuovo massimo del ciclo 1 rispetto col ciclo 2 rispetto al ciclo 1 in questa zona qui. Ok? Quindi 31, 38 e 2 sta per salire. Non lo farei perché ho l'indicatore a fine corsa e addirittura ho la campana grossa che sta chiudendo. Quindi a questo punto, se io dovessi fare del trading intraday in questa zona qui, potrei cercare un'entrata short che mi determina la giornata ribassista probabilmente. Ma in questo caso oggi, ragazzi, io non ho la testa libera, non ho voglia di fare trading, quindi non ho voglia di fare neanche il long term. C'ho questa operazione della sterlina dollaro che me la lascio ricorrere, non c'è problema. Magari questa operazione della sterlina dollaro che è fatta su questo motivo qui, quindi la giornata di ieri anche che ha rappresentato quell'entrata short fatta sul daily, condivisa in chat, in questa zona qui, ha entrato, pagava un pochettino. Cosa succede? Mi ritorni qui in alto. Io sono uscito comunque ieri, uscendo dall'euro dollaro. La dinamica, esco dall'euro dollaro che è in discesa, quindi euro dollaro short, sterlina dollaro short. Esco da un trade che in parallelo con una correlazione positiva abbiamo la sterlina dollaro dalla stessa parte. Quindi me la devo tenere lì a fare, la chiudo anche, chiusa proprio per questo motivo qua. Se pagava di più l'euro dollaro, pagava di più anche la sterlina dollaro, ma se paga di meno l'euro dollaro, pagherà anche di meno la sterlina dollaro nella maggior parte dei casi. Quindi onde evitare, ho portato a casa, guarda caso mi ritorna qui in alto. Adesso la giornata, oggi ho fatto lo short, l'ho preso sul minuto prima dell'apertura delle borse qui in preborsa, aveva già anche pagato, è tornato su, adesso è lì sulla soglia del più o meno zero, qui comincia ad andare di nuovo in positivo. Siamo comunque sull'open price, ok? Siamo sull'open price, quindi andando a vedere sul metodo fascia, che è sempre, io sono ripetitivo, ma è proprio quello il bello. Guardate, sul metodo fascia abbiamo il prezzo del dinamico, qui è il prezzo centrale, qui
entrerei di nuovo short la candela daily. Da qui in poi, da qui è già short, è croce, da qui diventa short. Sul dinamico darebbe il segnale. Sulla sterlina dollaro, siamo in partenza. Sulla sterlina dollaro, anche questa operazione qui non è prettamente ciclica, è un'operazione comunque fondata sul long term. Quindi non ho stop loss, può andare in perdita di 200-300 pips, non mi interessa, però può andarmi anche dopo domani o dopodomani in positivo. Quindi non è vista su un andamento ciclico. Però ti faccio vedere che probabilmente avrai anche ragione o anche no, ma non è questo il punto. Quanta roba, chi è questo? Vabbè, come lo leggo. Allora, nell'azione ciclica daily io sono in questa zona qui, quindi ho comunque dal punto di vista del secondo trimestre sono qui. Qui potrebbe incominciare a chiudere il trimestre, quindi l'idea è di entrare short su un daily. Sulla sterlina dollaro, sull'H4 abbiamo, a differenza dall'euro dollaro H4, che siamo qui in partenza di un ciclo 3, non in caso è partito il ciclo 3, quindi dovrei sistemare da questo pivot. Vedi che alla fine tante cose non me lo ricordo, però mi ero già fatto un'idea di perché, per come sono entrato. Non entro mai a caso. Prendiamo questi due Fibonacci qui, questo gli cambio il colore, vediamo se riesco a trovare. Ok, quindi abbiamo questa zona qui. Potrei pensare che l'euro dollaro fino al 50%, fino al 61,8, fino al pivot, fino a questa zona. Quindi non voglio entrare long. Però sulla sterlina dollaro, se ripartiamo, andiamo sull'H4, non sono nel ciclo 3, perché non sono in una partenza ciclica 3 o 2 che sia, sono in un ciclo 3 in atto. Quindi se questo è il ciclo 3 che è già diventato ribassista, che mi fa la funzione di essere una formazione alla Condor. Quindi senza andare neanche a vedere tanto, l'idea era questa: mi parti qui con un ciclo 3, mi vai qui sotto e mi fai la prima e seconda gamba, questa è la terza gamba, 38,2, quarta gamba. Quindi a lungo termine io mi tengo questa operazione come minimo sotto questa zona qui, perché la campana gaussiana H4 sta chiudendo. Ok? Vito Mauro, quindi questa era l'idea dello short, la differenza tra l'euro dollaro e la sterlina dollaro, che sono un po' scansati l'uno dall'altro, si sono sfasati la ciclica regolare di entrambi, uno va da una parte, uno va dall'altra. Quindi in questo caso l'euro dollaro potrebbe anche cominciare a scendere come scende la sterlina dollaro, come del resto la sterlina dollaro su H1 potrebbe incominciare a fare una fase rialzista, perché se questo qui è il ciclo 1 del ciclo 3, il ciclo 1 del ciclo 3, potrebbe però aver già finito una distribuzione irregolare. Questo è il ciclo 1. E adesso dove siamo? Il ciclo 1. Vedete che il ciclo 2, con frattalità di tempo, finisce questo. E questo qui potrebbe essere una irregolarità di una distribuzione irregolare, e quindi finire qui, ripartire. Questo è quello che mi dà, perché se, volendo, questo qui è il minimo di Gauss. Ok? Partiamo dall'idea comunque che ci sono degli errori, chiamati così errori ciclici, che non è che aiutatemi, il grafico fa quello che il ciclo deve fare. I cicli si adeguano ai grafici. Quindi in questo caso abbiamo questo minimo qui, che comunque è un minimo di Gauss, oppure un errore ciclico. Se mi vai qui, mi fai il 2, questo è il 3, potrebbe farmi un 3 ribassista. Non lo so. Quindi in ogni caso sono comunque in aspettativa di qualcosa. Sui cicli H1 e H2 non potremo finire ampiamente. Allora, ma frattalmente su H4 e i cicli 1 e 2 non potrebbero finire più ampiamente. H4, 1 e 2? 1 e 2, non ho capito la domanda. 1 e 2 potrebbero finire più ampiamente. Ah, finire più ampiamente vuol dire che qui finisci col 2 o cosa? È la stessa cosa. Siamo qui con il 3. Il ciclo 3 comunque è un ciclo che comunque definisce poi la fase ribassista. Se io entro short in un ciclo 3, ho comunque un'altra probabilità in più che dopo il 3 viene il 4. Se entro short in un ciclo 1, so che dopo l'1 ci viene il 2 sarà un ciclo prettamente rialzista, mi fa nuovo massimo. Quindi è chiaro che se io leggo qui che è un ciclo 2, un ciclo 1 o siamo in partenza di un ciclo 2, non entrerei short. Ok? Comunque vi ripeto, lo short è
sul daily come visione. Poi qui vedo che c'è anche un canale da sistemare, o meglio da copiare. Ecco, l'ho spostato, bravo. Adesso lo devo andare a risistemare. Okay. Quindi qui potrebbe arrivare anche fino a qui la stellina dollaro, per esempio. Quindi prima di fare un trade ci penso un attimino, a meno che non sia un trade prettamente, veramente devo vendere tipo l'euro yen. L'euro yen non lo comprerei più adesso. L'euro yen per me è una coppia che se devo entrare a mercato la vendo, cioè assolutamente non venderei mai l'euro yen, non comprerei mai massimo sui massimi. Okay? Addirittura stai ricominciando di nuovo sul double top, come ho detto l'altro giorno, doppio massimo stai cominciando a scendere. Okay? Bene, allora però il webinar di oggi, volevo dedicarci al webinar di oggi, questo appuntamento di oggi volevo dedicarlo all'audio SD perché mi è stato chiesto, tanti di voi stanno trovando anche l'audio SD, attenzione, l'audio SD è una coppia comunque composta, composta e che fa anche parte di altre coppie, Euro-AUD, ok? USD, Euro USD, e quindi abbiamo l'Euro AUD che assolutamente è la coppia che principale si muove quando si muove l'euro-dollaro, quindi tutto è un po' collegato, quindi è una coppia che io ogni tanto la uso di supporto quando sono short euro-dollaro, stellina-dollaro e ho le tre coppie cicliche, l'1, 2, 3, le prime tre cicliche, allora faccio anche un trade in direzione sull'audio SD. Per andarmi a tradare l'audio SD singolarmente non lo faccio mai, non ho nessun input per tradarlo, quindi non lo uso perché è una coppia veramente che non ho mai tradato singolarmente soltanto per il suo movimento, è sempre in coppia agli altri cicli. In questo caso, vediamo sul daily, per esempio, un audio SD in una lateralità da diversi giorni in laterale. Boh, non mi dice niente, non c'è proprio niente. Ho livelli di pivot, qui il 38,2 è ripartito, sta tornando giù, però non c'è niente di chiaro. Esaminare con l'M4 fasi in due livelli 43 e 86, qui abbiamo. A livello trimestrale abbiamo il primo trimestre che probabilmente chiude qui, ok? Quindi anche questo chiude qui il primo trimestre che lo trovo sulla campana gaussiana magenta sul minimo precedente o sul minimo attuale in questo caso. Sono candele daily, quindi un po' lente, quindi alla fine va benissimo che farlo finire qui. Questa zona qui, infatti vedete che c'è già anche la stanghetta color magenta. Qui. Abbiamo questa zona qui e mi riparo. Ok, quindi mi riparte qualcosa, sta per andare a fare un secondo trimestre, lo calcolo come comunque ciclo 2, non riesce ad arrivare qui in alto, la cosa che mi fa capire che magari qui sopra non ci vai più, tornerai nella fase ribassista. Quindi se ti avvicini a questo minimo qui, io incomincio a shortarti guardando i cicli, guardando soltanto i daily, mi sono fatto un'idea di sentimenti di mercato, non ho fatto un'analisi sviluppata da price action o cicli e tutto il resto, mi sono guardato un po' un attimino i punti che mi interessano. Poi vado sull'H4, dico ok, siamo sul ciclo 3H16, quindi il 4x4. Qui abbiamo una distribuzione finita, non porto mai avanti l'analisi se non mi servono. Quindi in questo caso qui io so dove sono. Qui è finita perché mi trovo assolutamente sul minimo di Gauss, che è questo, riportato alla campana gaussiana, è questo, precisissimo. Abbiamo un ciclo 1 con un errore ciclico perché mi ha fatto questa spike qui, però poi mi riparte. In ogni caso, so che questo è il ciclo 1, vado a vedere dove posso farlo finire. Questo è un po' un ciclo, fammi vedere. Ah no, 36, mi finisce qui il ciclo 1, mi parte un ciclo 2 che finisce probabilmente per fratalità ciclica, lo faccio finire qui, perché ho qui il ciclo 1 che mi parte, addirittura potrei anche farlo finire qui il ciclo 1, guardate. Sì, ciclo 1 lo faccio finire qui. Non è che sia la precisione quello che mi interessa. Questo è il ciclo 1, lo faccio finire qui perché da qui mi parte la prima gamba del ciclo 2 che mi fa un nuovo massimo. Quindi il ciclo 2 potrebbe finire qui. Adesso andiamo a vedere la frattalità con lo schema trading. Vedete che alla fine non è che c'è proprio questa
scioltezza nella lettura dei cicli perché non ho bisogno di mettersi una precisione assoluta, basta capire dove sono. Lasciamola così. Abbasso un attimino la distanza, lo metto qui, sac, e copio questo qui e vediamo. Guarda, finisce qui. Posso farlo anche finire qui. Mi interessa capire la frattalità dei cicli. Ora, questo è il ciclo 2, mi dura 40, questo è il ciclo 1, mi dura 48. Se faccio finire qui sono 56, ci starebbe anche pure farlo finire qui. Lasciamolo così, ho un'idea comunque di trading, lo appoggio qui. Adesso siamo nel ciclo 2 qui, nel ciclo 1 qui. Vedete come ho composto l'analisi semplicemente, velocemente anche, e qui è il ciclo 3. Mi segno queste due partenze perché il ciclo 3 potrebbe partire qui e diventare ribassista. Se adesso mi torni qui sotto, non è nulla di fatto, cioè è veramente una questione di segnarsi i punti dove si può entrare, no? Tutto lì, non si deve fare altro che fare questo. Guarda, zac, questo qui me lo appoggio qui. Questo qui è un livello, vediamo se riesco a metterlo più stretto. In questa zona qui. Da qui in poi si entra solo. Ok? Quindi perché? Perché c'è una campana Gaussiana in chiusura, quindi questo qui che io ho il minimo di Gauss, so che dopo il minimo di Gauss ma aspetto il max caos che è questo, ok? Quindi sta ascendendo, non tornerà più qui sopra, quindi al prossimo livello di breakout di un ciclo posso entrare sopra. Questo è quello che io mi aspetto nell'analisi dell'AUDIRS. Se mi parte qui o qui un ciclo, lo vado a vedere su H1 dove siamo, campana gaussiana. Il minimo è questo. Vedete come è perfetto perché se il ciclo partiva qui, il minimo è questo. Se il ciclo partiva qui, il minimo è questo. Quindi in effetti questi due punti li ho già ritrovati su H4 e la prova del 9 che su H1 è la stessa cosa. Quindi vado a vedere l'analisi precedente, senza adesso andarmi a segnare i cicli che non mi interessa. Questa è la campana gaussiana precedente. Uno, due, qui siamo in questa cosa che non si capisce se è un pezzettino in più di grafico, quindi infatti faccio così, perché o questo è il ciclo 1 che mi diventa ribassista, quindi siamo nel ciclo 2 che è andato di nuovo sopra la media 48, quindi potrebbe ripartire, non sapendo che cos'è la campana gaussiana mi fa questo scherzetto qui, quindi torno qui, so che questa cosa qui per il momento posso chiamarla più. Molto semplice, quindi abbiamo la definizione del segno più. Ricordate che il bello di questo metodo, del metodo della lettura ciclica, non porta con sé un'invenzione durante la lettura che mi devo inventare cose come. Non devo inventarmi niente. È già tutto prescritto, quindi non è un'invenzione. Questa cosa qui non è che me la sono tirata fuori adesso dalla manica con un asso della manica per dire ok, il metodo quando non funziona faccio così. È già tutto prescritto. Quindi questo qui, anche perché per me, egoista che sono, il metodo ciclo è quello che mi ha reso profittevole e mi fa vivere di trading, quindi perché devo inventare per me una menzogna e dire ok, va bene, me la giro così che mi va bene. Non me la giro così. È un dato di fatto che queste cose qui sono state ricavate per la lettura. Quindi questo qui, poi l'euro-dollaro ha meno anomalie, aritmie delle altre coppie. È un motivo suo del movimento che ha l'euro-dollaro. L'AUDIRS e la sterlina dollaro hanno questi movimenti che infatti il 4S non esiste, dove più volte troveremo il segno più o il segno X o il segno Y. In questo caso qui però se il ciclo 3 comincia a diventare ribassista abbiamo delle informazioni molto importanti che normalmente se adesso dovessi fare dell'intraday andrei a vedere già sul minuto se posso entrare short. Qui no perché siamo ancora con la campana gaussiana così, però incomincia a diventare interessante perché se io vado a vedere qui abbiamo il prezzo sotto la 54, che è la media mobile ciclica dell'USD, il prezzo che è vicino alla media mobile 216, che è la 4x4, l'H16. Quindi se il prezzo mi torna sotto la media mobile 216, siamo in un ciclo 3 che deve chiudere. Quindi la campana gaussiana gialla deve chiudere. Ok?
Quindi andrei a ridurre sia di time frame H1 fino ad arrivare al minuto e sul minuto poter farmi la mia entrata. Ok? Quindi l'audio SD è questo. Se adesso qui mi parte un ciclo 1, sarà finito qui. Anche qui, stessa regola, senza sapere niente. Questo qui lo mettiamo così. Eccola qui. Se adesso faccio così, stop, la metto bianca, la metto qui. Ciclo 1, se poi dopo il ciclo 1 mi viene la sequenza ciclica, c'è un ciclo 2, quindi in questo caso se il ciclo 2 diventa ribassista, il prezzo è sotto la 54, sotto la 12, da qui in poi sull'Audi SD incomincia a diventare interessante, lo so. Adesso non mi ricordo chi è stato Raffaele, che l'Audi SD, non mi ricordo, adesso vado a vedere su Skype chi era che mi ha scritto. Se io facevo l'Audio SD, però l'Audio SD, questa è la definizione che io posso trovare nella lettura. Qui in questo caso vedete c'è il pattern 4S, finirebbe qui. Ahimè, funzionerebbe pure, però nella lettura ciclica preferisco non includere il pattern 4S, ma vedete l'indicatore fa diverse volte su e giù e alla fine termina qui il ciclo. Quindi siamo nel ciclo 2. Il ciclo 2 normalmente mi deve fare un nuovo massimo. Se invece ti porti ad un livello. Questa è l'ultima espansione. Ad un livello che siamo sul 50%, torni qui sotto il 382, ti avvicini addirittura al livello di entrata dell'open price, da qui incominci ad andare short per il ciclo 2 e diventare ribassista. Ok? Bene, detto questo, anche per l'Audi SD, io direi analisi è completa. Non abbiamo altro, cioè non vado a vedere altro perché non mi interessa proprio. Se dovessi entrare short, per esempio, visto l'andamento del daily che è laterale, e questo è un massimo, sembra scendere, sta chiudendo qualcosa, il ciclo secondo trimestre non è riuscito ad andare su, boh, cercherei un po' uno short. Su H4 siamo nel ciclo 3, quindi long non lo farei, siamo sotto la media 54, su H1 siamo sopra la media 54, siamo in questa zona qui, siamo in una campana gaussiana che è partita, quindi mi aspetto un nuovo massimo sul ciclo 2, dopo aver avuto però un ciclo 1 che ha chiuso ribassista, o debole, neanche ribassista, quindi magari non cercherò i long, ma se si avvicina il minimo vado short. Sul minuto, per esempio nell'intraday, cercherei una situazione ribassista sulla campana gaussiana alta, non adesso. Ok? Questo è per l'Audi SD, quindi ho completato tutta la situazione dell'Audi SD. Volendo sul minuto si guarda anche la direzione, cioè l'indicatore TTS, se poi magari andando a confrontare, andando qui, andando a vedere l'Audi SD sui 5 minuti, sto guardando, vedete, questo è il minimo di Gauss di campana gaussiana gialla, ok? Diciamo che questa magenta, che così mi interessa pure a cambio, questo è probabilmente un ciclo, allora facciamo così, adesso c'è stata poca volatilità di notte, quindi questi movimenti qui laterali sono tutti questi pre-borsa tutta la notte, così insomma non li calcolo nemmeno più di tanto, non mi interessa neanche andarli a vedere. Qui in questa cosa qui abbiamo l'1, distribuzione irregolare perché siamo nel 5 minuti, quindi non è un time frame regolare, abbiamo l'1, e due. Uno e due. Quindi cosa succede? Se adesso mi torni qui sotto, siamo sotto l'Audi, sotto il dinamico ha già dato il suo segnale short, quindi tutta la giornata si sta protraendo short. Se incomincia a scendere, visto che sono short anche in sterlina dollaro, mi fa piacere vedere anche la situazione ribassista. Quindi la campana gaussiana sta chiudendo in un ciclo 2, il massimo del, oppala, il massimo del ciclo 2 è questo, quindi la campana gaussiana ha già trovato il suo max out, sta scendendo, il ciclo 3 fa quello che vuole, se incomincia a scendere mi va qui sotto questo livello qui, vedete che c'è un segnale long qui, se incomincia a darmi un segnale short il metodo fascia, sul 5 minuti posso andare short. Vedete come ho completato tutta l'analisi guardando il metodo fascia,
il metodo ciclico di lettura classica e il metodo FASA, che è la lettura semplificata, e nel 5 minuti abbiamo anche la lettura irregolare, che è un toccasana per tante cose, troviamo sempre la soluzione guardando queste cose. Ok? Perfetto. Vi ringrazio della partecipazione, ho fatto un piccolo live che così ho aggiornato un po' tutto quanto. Adesso lascio correre la stellina d'olio. Situazione della stellina d'olio che sta tornando su, ha fatto questa cosa qui, vedete, questo è il dinamico. Dinamico che è quello unilaterale, può tornare qui sotto, non mi dà fastidio questa operazione, è lì tranquilla, è un lotto, può andarmi anche sotto di un paio di 1.000 euro, non mi interessa, cioè la lascio correre. Ok? Definizione del long term è proprio questa. Nell'intraday magari un take profit stretto, evito di mettermi uno stop loss, no? Oppure che poi i take profit sono sempre visivi non in macchina, sull'intraday, la maggior parte dei casi. In questo caso, se dovessi guardare la stellina d'oro, oggi non ho neanche guardato se sono macro dati, non ho guardato. Stasera c'è il beige book, quindi decisioni della Fed e del FOMC, mi pare che era stasera, se mercoledì comunque alle ore 20 si balla. Preferisco non essere a mercato. Se questa operazione qui mi paga quello che deve pagare, la chiudo prima delle 8. Se non mi paga, magari nelle 8 mi paga di più. Ok? Va bene, detto questo, non vedo altro. Vedete, mi aiuta molto guardare anche i 5 minuti. Ok? Grazie a tutti della partecipazione. Ci si sente domani mattina alle 9:15. Grazie a tutti. Ciao.